grazie. Prima Roberto faceva riferimento all'orgoglio. Io sono sincera, credo che io stessa e forse un po' tutta Castiglione adesso debba essere orgogliosa di quello che sta facendo, perché la bellezza di questo esperimento sta nell'anziano che viene la domenica mattina a dirci forse questi pomodori non verranno bene perché il concime chimico non c'è, oppure sta nella bellezza di qualcuno che ci dice lanciatevi tanto da qualche parte, peggio di così non si può stare. Però dicevo, tornando alla sfida di Castiglione, noi il nome che abbiamo dato all'associazione non è un nome a caso. Vi sarete chiesti chi sono Tullio e Gino. Tullio e Gino sono due coniugi, erano anzi perché sono morti entrambi, due coniugi delle Marche, della zona di Urbino, i coniugi Girolomoni. Sono i padri fondatori del biologico in Italia, sono stati i precursori del biologico in Italia, hanno iniziato da niente, peggio di noi, due pecore, e poi sono andati negli anni 70 ad occupare un monastero, che è il monastero di Montebello, che era ridotto a un cumulo di macerie. Hanno deciso che la loro strada era quella di riconvertire tutte le colline intorno alla zona di Urbino a grano biologico, e passo dopo passo ci sono riusciti. Hanno rimesso in piedi quel monastero che oggi è veramente un gioiellino in cui tutti possono andare. Noi ci siamo andati a gennaio, il solito gruppo di amici ci è andato, ha cercato di capire qual era la chiave di volta di quel progetto, e si è capito che per cercare di convertire al biologico delle zone così vaste bisogna parlare anche alla pancia delle persone, perché se un contadino produce grano se lo vede acquistare ad un prezzo notevole perché lo produce in maniera biologica, allora avrà interesse a farlo, e così dobbiamo fare anche noi. E però accanto a quel progetto c'è sempre stato, di pari passo, in parallelo hanno sempre corso anche le avanguardie culturali, perché bisogna anche cercare di sublimare la terra. Prima Roberto lo diceva, qui non si tratta di tornare a fare i furesi come si diceva una volta, qui si tratta di capire che la terra è centrale in tutta la nostra vita. Lo dico qui di fronte a tutti, mia mamma dice sempre mai sia l'ufore, non esiste proprio, ma perché vi siete avventurati in questa cosa? È anche a lei che si cerca ora di parlare, anche le persone come lei, per cercare di dire forse abbiamo sbagliato qualcosa fino ad ora, forse altre esperienze, guardando fuori, al di là del nostro naso, possiamo veramente capire che questa è una sfida, ripeto, innanzitutto culturale ma poi anche economica, che dobbiamo cogliere. Noi quando a gennaio siamo stati lì e poi siamo ritornati a casa, vi giuro, dopo che siamo scesi a valle, dopo quell'incontro, non eravamo più gli stessi, abbiamo detto no, bisogna lanciarci, bisogna farlo partendo da quello che non abbiamo. Non abbiamo le terre, allora le chiediamo a chi quelle terre non le vuole più, non le sta volendo più, non è in grado di coltivarle. Abbiamo cominciato da questo, abbiamo cercato anche di però guardare alle esperienze positive. Chiedo a questo punto a Giulio Sparagio, che è anche un imprenditore, e che è un imprenditore agricolo che si dedica al biologico, è un'alternativa possibile anche per i nostri contadini? Cioè, specifico la domanda, allo zio che viene a chiedermi, ma io al posto del concime chimico, al posto del pesticida che mi fa fiorire i pomodori, che cosa ci devo mettere? C'è una risposta. Ho potuto organizzare stando con i piedi nella terra, Io voglio, risponderò alla domanda, però voglio partire da una... Voglio fare una riflessione mia. Dobbiamo essere grati agli agricoltori e ai contadini di una volta. Storicamente abbiamo vissuto un periodo dove l'agricoltura doveva dare da mangiare, no? Dopo usciti dal dopoguerra, e quindi i contadini hanno saputo creare cibo, hanno saputo creare, diciamo, benessere alimentare. Poi c'è stata una fase di industrializzazione, e così come nell'industria ci sono state le industrie che hanno inquinato, anche nell'agricoltura, no? Quando si è industrializzata è andata incontro a dei pericoli, ha creato pericoli, voglio dire, sempre per colpa di una parte di agricoltori, diciamo, non del vecchio contadino. Oggi ci accorgiamo però che ha vinto il metodo del contadino, è vincente, perché aumentate le sensibilità, diciamo, della comunità verso l'ambiente, verso il mangiare sano, oggi stiamo riscoprendo quello che hanno fatto e che hanno saputo fare i nostri contadini prima della fase industrializzante, diciamo. Quindi dobbiamo essere grati a questo mondo, dobbiamo intanto ringraziarli e poi non scoraggiarci, voglio dire, alla fine non dobbiamo
Sì, la generazione nostra, diceva il dottore Seravezza, dobbiamo chiedere scusa, sì, dobbiamo chiedere scusa, ma non tanta, voglio dire, abbiamo pure saputo fare delle cose buone. I nostri genitori, i nostri nonni hanno creato il Made in Italy, i prodotti alimentari, l'hanno fatti conoscere nel mondo, sono stati riconosciuti come bene dell'umanità, voglio dire, la dieta mediterranea, ma sono i prodotti che... Sono gli agricoltori che hanno fatto questa cosa, hanno creato i paesaggi, gli agricoltori hanno ispirato i poeti, hanno creato benessere, voglio dire, l'agricoltore ha avuto una funzione sociale, ma ha una funzione sociale molto, molto rilevante. È stato indotto, io dico, una parte di mondo agricolo è stato indotto, è stato costretto, è stato dalla richiesta di mercato e la crescita, diciamo, del rendiconto delle multinazionali a fare alcune operazioni che poi hanno portato alla situazione odierna, e vediamo oggi come possiamo affrontare questa emergenza, diciamo, dell'inquinamento dei fitofarmaci, dei pesticidi e degli erbicidi. Io sono convinto che questa è la nuova agricoltura. L'associazione vostra, secondo me, ha un grande merito in questa nostra terra, quella di far passare del passaggio, sta creando un passaggio dal concetto di agricoltura al concetto di agricoltura o di agricolture, come dite nel manifesto. Questo passaggio deve essere fatto tramite qualche mezzo, qualche vettore per forza, e non può che essere la multifunzionalità nell'agricoltura. Non può essere l'agricoltura multifunzionale che fa il passaggio dall'agricoltura alle agricolture. Perché la multifunzionalità, come sapete, che cos'è in termini proprio ristretti? È vivere il territorio nella sua completezza. Cioè, oggi stiamo qua, ma non siamo tutti agricoltori. Questa è la grande novità. Cioè, il mondo, la ruralità oggi si concretizza in questa bella assemblea. L'incontro, l'intreccio, l'interazione tra diversi soggetti che facciamo attività diversa, dal medico all'imprenditore, al creativo, al lobbista, oggi ci troviamo tutti qua per parlare di un territorio rurale che si sta attrezzando, che sta prendendo coscienza, che diventa comunità, e come comunità si difende e diventa e crea economia. Attenti però a non creare solamente economia, diciamo, sociale. L'impegno è che la comunità deve sempre costruire economia sociale, ma dobbiamo pensare a creare economia, diciamo, che poi ci permette di confrontarci con il mercato, esso o mercato esterno, mercato interno, mercato, diciamo, vicinale o di prossimità, però dobbiamo creare economia. La vostra esperienza è un'esperienza di agricoltura che ha bisogno, secondo me, di essere supportata e di essere inserita in un discorso più ampio della ruralità, dell'importanza della ruralità. La ruralità non può essere vista, come si diceva, come un fatto bucolico, ideologizzato. Ci ritorniamo al vecchio, ritorniamo all'antico. La ruralità, se vogliamo che sia una cosa vincente, deve essere una ruralità impiantata sulla produttività. Dobbiamo riuscire a produrre. La novità qual è? Perché dice, vabbè, se dobbiamo produrre solamente la produzione di economia, di beni alimentari, di beni cose, ci porterà sempre in direzione del mercato, e il mercato forse riuscirà pure a deviarci. No, la novità qual è? Che noi dobbiamo costruire, che l'agricoltura ha il compito di costruire, la nuova ruralità ha il compito di costruire una economia che guarda alla costruzione di beni alimentari, sempre più sani, sempre più genuini, ma alla costruzione di capitale sociale. Questa è la grande novità della ruralità. Oggi solo l'agricoltura e solo il mondo rurale può fare questo tipo di assemblee, può parlare di futuro, può parlare di benessere, può parlare di storia, può parlare dei nostri anziani, può parlare di quello che hanno, dei nostri... Benissimo la petizione, si colloca, detta da un agricoltore, può sembrare pure un po' strana, voglio dire, dice come, ma detta da un agricoltore che da 18 anni pratica l'agricoltura biologica, non è strano, voglio dire, però... Per biologico, voglio chiarire, non si intende un metodo naturale. Biologico è un'attività, è un'attività, ha una sua metodologia, dove sono previsti pure, diciamo, interventi, ma ottenuti da materiali, diciamo, ottenuti dal vegetale, non dalla chimica. Però voglio dire, ci sono degli aiuti, ci sono sia nutritivi ma sia di difesa per fitopatie, che purtroppo ci sono, le malattie nelle piante come negli uomini.
riuscissimo a debellarle, forse sarebbe la... noi staremmo in paradiso, ma comunque ci sono delle fitopatie che vanno combattute, altrimenti non si riesce, vanno combattute con metodi biologici, quindi con dei prodotti che vengono ricavati dal vegetale. Quindi questa pratica biologica, secondo me, dà i suoi frutti, dà economia, dà rese pure, voglio dire, rese che poi possono, diciamo, sostenersi a livello economico. Quindi voglio dire, se riusciamo, e quindi questa petizione va bene perché sollecita e si colloca in una dimensione europea, c'è una direttiva, noi siamo fortunati forse perché in Europa hanno preso atto di questo pericolo, dei pericoli dell'inquinamento, e quindi hanno nel 2009 lanciato una direttiva agli Stati membri per quanto riguarda l'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci. Hanno imposto agli Stati nazionali di preparare un piano d'azione nazionale, un famoso PAN, e quindi questo piano di azione che si sta costruendo può essere costruito, no, dargli una bella spinta, quindi aprire un bel dibattito sui fitofarmaci proprio in occasione della preparazione del piano di azione nazionale che prevede che entro il 1° gennaio 2014 tutti gli agricoltori, ma non solamente gli agricoltori, devono utilizzare il metodo della lotta integrata. E quindi abbiamo fatto un grande passo in avanti. Il nostro è stato bloccato. Abbiamo fatto un grande passo in avanti, voglio dire. Quindi se noi ci collochiamo all'interno di tutta questa normativa nazionale e comunitaria, laddove è previsto un uso, no, arrivare al 2014 e fare in modo che tutti utilizzino la lotta integrata, che significa poi un passo dal biologico, voglio dire, quindi stiamo lì vicino, stiamo lì per andare nel biologico. Quindi seguiamo questo percorso, seguiamo queste. Noi il 22, il 24 mi sembra, faremo un'iniziativa a Tricase con il comune di Tricase, insieme al parco, insieme agli altri, e parleremo proprio di questo decreto, di questa direttiva comunitaria, la svisceremo all'interno, vediamo tutti i punti, però sono già punti che, alcuni punti solamente, ve ne dico uno solamente, che l'uso dei fitofarmaci è devoluto solamente agli utilizzatori professionali, e quindi già stiamo, no? Cioè non tutti possono utilizzare, ma ci sarà una figura di utilizzatore professionale laddove deve avere tutti i requisiti possibili e immaginabili perché possa poi fare, diciamo, utilizzare questi cose. Quindi ci troviamo in un momento favorevole, continuiamo a starci sapendo che in Italia, l'Italia è il paese più controllato, i prodotti italiani, voglio dire, alla fine poi i prodotti italiani sono i più sani, i più salubri all'interno di un mondo, diciamo, che non è manco dove ci sono degli stati, diciamo, che non riconoscono proprio addirittura noi. Ci sono principi attivi che in Italia sono stati soppressi, diciamo, sono la metà di quelli che vengono utilizzati nel mondo, voglio dire, con principi attivi. Quindi c'è un controllo che funziona, vedete ogni giorno, no? Vengono, diciamo, scoperti dei traffici illeciti, dei prodotti ormonizzanti, tutta una serie di cose. Quindi non scoraggiamoci, continuiamo a lottare sapendo che dobbiamo arrivare ad avere pesticidi zero e diserbanti zero, perché io sono uno che... però no, dobbiamo fare una lotta che sarà una lotta di territorio, voglio dire, sarà un territorio che si appropria di questa sua grande esigenza, sviluppa dei modelli di partecipazione organizzativi come questi modelli organizzativi, diciamo, che vanno, no? Che non sono, diciamo, vanno al di là di certe consuetudini, sono modelli nuovi, moduli nuovi di organizzativi. Quindi questi moduli nuovi, secondo me, ci porteranno ad avere entusiasmo, e noi come agricoltori che stiamo ogni giorno sulla terra, ad avere fiducia che il nostro lavoro purtroppo non è stato invano. Grazie. Grazie ovviamente a tutti e tre i relatori. Io vedo che alle mie spalle si è già aperto il buffet che servirà, lo diciamo chiaramente, è tutto ovviamente rigorosamente biologico e che servirà a dare un contributo alla ristrutturazione di questo garage che vedete qui e che vorremmo possa diventare nei prossimi anni, forse già il prossimo anno, a giugno del prossimo anno, la vera e propria casa dell'agricoltura di cui parlavamo prima, un vero e proprio luogo di incontro in cui tutti possano ritrovarsi. Io non so se ci sono degli interventi dal pubblico, che ovviamente sono graditi. Prego.